La preside di una scuola elementare impone la mascherina FFP2 dopo un caso positivo in classe, ma erano già passate le 48 ore, i genitori protestano e sporgono denuncia. Le Marche quasi da zona bianca, con ricoveri e accessi al pronto soccorso ormai sotto controllo. Acquaroli è ottimista, dobbiamo restituire serenità dopo 2 anni difficili di pandemia. Il progetto è stato rivisto più volte, basta polemiche, il comitato Arzilla e altre associazioni intervengono a favore della ciclopedonale, così come avallata da tecnici ASET e Comune di Fano. Centro per anziani Don Tonucci, familiari attendono da più di un anno che il Comune riconosca il comitato previsto dalla Carta dei Servizi. Siamo delusi e ci sentiamo presi in giro. La tecnologia come supporto alla potatura dell'olivo, gli studenti del CECCHI in campo con l'Università Politecnica delle Marche per conoscere le tecniche e la produttività degli olivi di Cartoceto. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano la vicenda che sta interessando una scuola elementare di Montelabate, dove la preside ha imposto la mascherina FFP2 agli alunni, anche se erano già trascorse le 48 ore dal contatto con il compagno risultato positivo al Covid. Nonostante il rifiuto anche dei genitori, i bambini sono stati fatti uscire dalla scuola. L'avvocato Pierre Ricci ha fatto partire una denuncia per interruzione di pubblico servizio e tentate lesioni. È caos in una scuola elementare di Montelabate a tempo pieno e a metodo Montessori. I fatti sono iniziati lunedì della scorsa settimana, quando alle 20:30 una mamma ha fatto sapere che suo figlio, frequentante la seconda elementare, non stava bene, ma era risultato negativo al tampone. Il bambino comunque non è andato a scuola per i 2 giorni successivi. Poi, il mercoledì pomeriggio alle 18:30, la mamma ha comunicato che il nuovo tampone eseguito aveva diagnosticato la positività al Covid. L'ultimo contatto con i suoi compagni di classe, in ogni caso, era avvenuto oltre le 48 ore previste dalla legge per far scattare l'obbligo delle FFP2 a tutta la classe, e invece pare che a scuola le disposizioni siano state diverse. Sostanzialmente risulta che i bambini, dai racconti, hanno detto che la mattina, il giovedì mattina, le maestre hanno fatto, mentre erano a scuola, hanno fatto togliere la mascherina chirurgica e hanno fatto indossare ai bambini le FFP2. È partita comunque, è giunta la notizia ai vari genitori, che hanno iniziato a fare delle proteste telefoniche, per cui c'è stato un contrordine, quindi ai bambini è stata nuovamente fatta togliere la mascherina FFP2 e indossata nuovamente la chirurgica. All'uscita dall'orario scolastico è stata consegnata una mascherina FFP2 ai bambini, dicendo che dal giorno dopo sarebbero dovuti rientrare in classe con la mascherina FFP2. Il venerdì mattina, invece, i piccoli alunni si sono presentati con la mascherina chirurgica perché, come ricorda l'avvocato Pia Perricci, le FFP2 non sono certificate per i bambini. Abbiamo chiesto anche dei chiarimenti all'ente certificatore, che ci ha confermato che non esistono mascherine FFP2 omologate per bambini, che sono state fatte solo per gli uomini lavoratori, e che quelle che ci sono in giro formato small non sono per bambini, ma sono per persone adulte che hanno una fisionomia più magrolina. Quindi è successo che sostanzialmente i bambini sono stati rimandati a casa, quelli che erano con i genitori non sono stati fatti entrare, quelli che sono giunti con il pullman, in 2 casi addirittura, sono stati affidati ad altri genitori senza alcuna autorizzazione dei diretti interessati, e un bambino è stato lasciato nel corridoio insieme al personale ATA, seduto su una sedia, sino a quando non sono giunti i genitori a prelevarlo. Genitori che poi si sono rivolti a lei? I genitori, prima di rivolgersi a me, hanno tentato un colloquio con la preside, e il colloquio ovviamente non ha avuto alcun seguito. Si sono rivolti a me, abbiamo inoltrato una diffida, abbiamo inoltrato anche una denuncia. Speravamo che a seguito della diffida il lunedì mattina la preside fosse disponibile ad avere un colloquio. Difatti però la preside non ha voluto avere nessun colloquio. Sono stata contattata dai vari genitori. Alle 7:30 ero anch'io dinanzi all'istituto scolastico,
non hanno aperto, è stato detto dal personale ATA che le disposizioni erano di non far entrare nessuno. A quel punto i genitori hanno contattato le forze dell'ordine che, una volta giunte sul posto, hanno proceduto ad identificare i presenti. Ma in attesa della decisione del giudice, in tutto questo i bambini sono tornati in classe? Stanno No, seguendo le lezioni? assolutamente no. I bambini sono stati lasciati fuori dall'istituto scolastico, sono a casa, non è stata attivata una DAD, non è stato attivato assolutamente nulla. Questi bambini vengono discriminati sulla base di non si sa che, dove viene imposto ai bambini l'utilizzo degli FFP2 che nuociono gravemente alla salute per i bambini, o quantomeno non ci sono dati certi dell'innocuità di questa FFP2 sull'utilizzo dei bambini, anche perché il sistema respiratorio dei bambini è totalmente differente da quello degli adulti, e la cosa che lascia perplessi è che la scuola come istituto e soprattutto chi segue il filone della Montessori dovrebbe più di altri conoscere i concetti di inclusione, di inglobamento di questi minori che invece vengono messi alla gogna, per così dire, allontanati da quello che dovrebbe essere un loro luogo naturale, la scuola. Siamo tornati gialli, abbiamo i numeri quasi da zona bianca, ma dobbiamo evidenziare il fatto che in questo momento è assolutamente superato lo schema dei colori. Lo ha detto il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al termine del Consiglio regionale. Le terapie intensive, l'area medica e gli accessi nei pronto soccorso, aggiunto, sono assolutamente sotto controllo. Credo che dobbiamo restituire alla nostra popolazione, già sotto pressione sotto molti punti di vista, un po' di serenità, di tranquillità dopo 2 anni difficilissimi. Cerchiamo di guardare con ottimismo questa fase, ha detto ancora il presidente, almeno per quanto riguarda la pandemia, speriamo di aver lasciato alle spalle il periodo più brutto. E adesso la ciclo pedonale dell'Arzilla. Se da una parte, come abbiamo sentito ieri sera nel corso del telegiornale, alcuni cittadini e comitati sono contrari all'attuale progetto, dall'altra c'è chi è a favore. Allora, io direi a tutte queste persone che sono contrarie di rispettare il lavoro dei professionisti che hanno firmato il progetto e se ne prendono la responsabilità, al contrario di chi parla solo. Il progetto è stato rivisto più volte. Ora basta. Walter Durpetti, presidente pro tempore del Comitato Arzilla e rappresentante della piattaforma solidale delle persone portatrici di handicap, oggi interviene sul progetto già appaltato della ciclo pedonale dell'Arzilla. Durpetti precisa che la pista attuale risale al 1995, che è stretta, in terra battuta, fangosa e scivolosa se bagnata. L'opera è attesa da decenni, è proseguito, e il tragitto diventerà la parte finale della ciclovia Fano-Monbaroccio. Dunque va rispettata la legge nazionale 2 del 2018, secondo la quale il passaggio deve essere a doppio senso per le biciclette, sicuro e agevole per tutti, comprese le persone che hanno un problema di deambulazione, ma non solo. Aumentare il flusso dei frequentatori in un budello non c'è sicurezza e se si incrociano bici, pedoni, persone in carrozzella, ora hanno enormi difficoltà a passare. Non è vero che si fa strage di alberi, se ne possono ripiantare il doppio, il triplo. Il filare di pioppi in riva alla destra ha almeno 30 anni di vita. In origine erano una cinquantina, ora sono una trentina. E alcuni di questi sono diventati a fine vita. Il tratto finale della pista è artificiale, ha poi dichiarato Durpetti, ed è fatto con le cestonate che neanche si notano, flora e fauna non verranno disturbate, ha aggiunto il presidente. Di certo quello che cambierà, e in meglio, sarà la sicurezza. Quando parlo di sicurezza, parlo anche della sicurezza dei giovani per la Movida, per entrare a Fano, per mandare i nostri figli piccoli in sicurezza, dove è l'unico punto per andare al mare che si attraversa la strada, non attraversando la strada, ma passando per la ciclovia. A dire la sua è anche Francesca Busca dell'Associazione Genitori e Figli per l'Inclusione, che lo scorso anno aveva fatto una mappatura delle barriere architettoniche nel territorio fanese. Anche la disabilità più grave ha diritto a permettersi uno svago, quindi anche una persona che è su una carrozzina elettrica ha, diciamo, necessita di avere l'opportunità di farsi una passeggiata. Quindi bisogna creare tutte le condizioni perché questo sia possibile. Quindi, come in centro storico,
storico, dove già la scorsa settimana, sempre insieme a Piattaforma Solidale, abbiamo evidenziato che ci sono degli spazi veramente inaccessibili anche lungo il torrente Erzilla, visto che è prevista questa pista ciclabile, ciclopedonale, è giusto che tutte le persone possano vivere il proprio tempo libero nella modalità giusta e accessibile. A favore dell'attuale progetto è anche un appassionato di cicloturismo e facente parte dell'associazione Forbici. Dispiace che appunto ci sia questi continui contestazioni e blocchi per un discorso ambientale, però ritengo che l'ambiente è anche far sì che la gente appunto inquini meno con le macchine, non intasi le strade e i parcheggi con le macchine. In questo tratto la sicurezza è necessaria e diciamo viene risolta in qualche maniera facendo un fondo adeguato, l'illuminazione che oggi non c'è e che quindi anche noi abitanti qui del quartiere, soprattutto nel periodo invernale dalle 5 in poi del pomeriggio è buio, si fa fatica a viaggiare in sicurezza perché ci sono buche, ci sono avvallamenti. Quando piove ci sono pozzanghere, quindi veniva in qualche maniera risolta e andava incontro a quelle che sono le esigenze minime per avere una buona ciclabilità a Fano. Il mio parere è positivo. Su richiesta del gruppo consiliare della Lega Fano è stata convocata per domani la quarta commissione servizi finanziari e patrimonio. All'ordine del giorno le maxi cartelle della Tari che molti cittadini hanno ricevuto dall'Andriani Tributi con la richiesta di pagamenti legati alle nuove normative per il computo della superficie tassabile. Sarà l'occasione per capire le modalità con le quali sono state applicate queste nuove normative e per fare il punto sulle eventuali azioni intraprese per facilitare il pagamento a chi si trova in difficoltà economiche. Inoltre, come ricordano i consiglieri della Lega, c'è anche chi ha ricevuto ingiustamente la cartella e quindi deve essere annullata la richiesta di pagamento. La Lega, che critica anche il mancato confronto con i cittadini, chiede un deciso cambio di passo all'amministrazione che hanno definito inconcludente e pasticciona. Lamentele in vista anche per il centro per anziani Don Paolo Tonucci. I familiari attendono da più di un anno che il comune riconosca il comitato costituito così come previsto dalla Carta dei Servizi che disciplina i rapporti tra comune e casa di riposo. Nell'intento di coinvolgere tutti i soggetti interessati nella gestione del centro, quale prerogativa indispensabile per il continuo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, i familiari potranno istituire un comitato il quale dovrà essere riconosciuto e dotato di un proprio regolamento che dovrà essere approvato dall'ente. E quanto si legge nell'articolo 16 della Carta dei Servizi dell'ambito sociale 6, inerente al centro residenziale per anziani Don Paolo Tonucci. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli ospiti e le loro famiglie, famiglie che però oggi contestano la mancata attivazione da parte del comune di Fano. Maurizio Vizzini, promotore del comitato, ha ripercorso la vicenda. A gennaio 2021, ci ha raccontato, a causa della pandemia era nata la necessità di costituire un comitato per avere delle notizie più precise sui nostri familiari e comunicare sia con l'amministrazione comunale che con la COSMAR, che è la cooperativa che gestisce la struttura. Infatti c'era la necessità sia di capire cosa stesse accadendo, sia di avere un supporto. La cooperativa sociale aveva accettato la nostra richiesta, ha detto Vizzini, mentre il comune deve ancora approvare il nostro regolamento. Noi abbiamo presentato una prima istanza, non è stata accolta perché nel frattempo sarebbe stata cambiata la carta dei servizi del Comune di Fano. Abbiamo presentato a richiesta dell'assessorato al welfare una seconda carta dei servizi perché il Comune aveva cambiato la carta, questo regolamento comunale, e di conseguenza cosa è successo? Che praticamente da luglio in avanti siamo stati sempre rimandati, poi scopriamo a gennaio di quest'anno che la nostra istanza non risultava protocollata. Dopodiché, ha proseguito Vizzini, è stato chiesto un incontro con il sindaco, il quale ci ha assicurato che si sarebbe attivato e invece è ancora tutto fermo. Però sono passate due giunte e in due giunte dove avevamo avuto assicurazioni che sarebbe stata approvata, ancora invece non era neanche all'ordine del giorno. Quindi da questo punto di vista noi ci sentiamo presi in giro. Non capiamo perché. Oltretutto sono degli articoli che sono stati ripresi da carte di servizi di altri comuni, carte comunali di familiari che esistono già in Italia, approvate da poche ore nell'arco di qualche giorno. Quindi qua andiamo avanti praticamente dalla prima presentazione da un anno
E ancora qua siamo a niente, noi non esistiamo. Se noi volessimo chiedere un chiarimento all'ASL perché ha emanato una certa direttiva o chiedere il perché vengono compiute certe azioni, sia da parte del comune, dell'ASUR, degli operatori, eccetera, eccetera, noi non possiamo farlo perché non esistiamo. Cioè, non mi pare una cosa tanto bella, visto fra l'altro, torna sempre a ripetere, l'ha chiesto il comune, quindi doveva essere il comune a emanare questo regolamento, non dovevamo essere noi a chiederlo. Noi non abbiamo fatto altro che prendere atto che non esisteva e abbiamo collaborato con il comune chiedendo questo regolamento. Punto. Non mi pare che abbiamo chiesto la luna. Se loro non avessero scritto nella carta dei servizi l'articolo 16 che c'è questo comitato familiari, noi ce ne stavamo buoni buoni, avremmo accettato tutto quello che c'era. L'hai scritto, fallo. In vista della riqualificazione di Piazza Marcolini a Fano, che prevede una nuova pavimentazione, arredi e potenziamento del verde, è emersa la necessità di integrare il progetto di restyling con la conservazione di una parte di alberi di leccio. A tal proposito, l'amministrazione ha ritenuto necessario richiedere un'ispezione che andrà a rilevare l'estensione delle radici nel sottosuolo. Questa indagine si prefigge di tutelare le piante esistenti così da preservarne la stabilità e la sicurezza. Vandali in azione al cimitero centrale di Fano, dove sono stati imbrattati i muri con le bombolette spray. Il cimitero è un luogo sacro, ha scritto su Facebook l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori, ed il rispetto lo si può rappresentare con pensieri gentili che non lo sporcano. In mano prendete un fiore, ha proseguito Brunori, e portatelo a chi non ne ha. E se invece si tratta di bombolette o colori, allora chiamatemi. Vi accompagnerò in spazi giusti in cui potrete esprimere la vostra creatività. Non questo. Ora è stato ripulito. Torniamo a parlare della settimana delle marche all'Expo di Dubai e in particolare dell'anteprima di domenica scorsa con il cooking show della nota azienda Spinosi, il primo pastificio di Campofilone in provincia di Fermo. La magia della pasta marchigiana pettinata sul dorso del coltello incanta Dubai con la manualità, l'artigianalità, la tradizione e la storia del primo laboratorio artigianale nato a Campofilone. Anche se la settimana della Regione Marche è iniziata ufficialmente ieri, domenica sera si è svolto il primo evento con tanto di cooking show legato alle eccellenze del nostro territorio. Ad organizzarlo è stata l'azienda Spinosi, che ha fatto conoscere al mondo anche i famosi maccheroncini, la prima e unica pasta all'uovo italiana ad ottenere il riconoscimento IGP. All'iniziativa è intervenuto anche il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli in missione a Dubai. Una bellissima serata di presentazione di una delle eccellenze marchigiane dell'agri-food, il marchio Spinosi, conosciuto in tutto il mondo, grazie anche al lavoro che Regione Marche sta facendo con un nuovo brand, un nuovo marchio, Land of Excellence, che rappresenta effettivamente tutta la potenzialità e la capacità marchigiana di produrre eccellenze. Quindi grazie all'assessore Nino Carloni per l'ospitalità, grazie ovviamente a Spinosi, grazie alle Marche che sono presenti negli Emirati Arabi Uniti all'interno di Expo, una settimana dedicata alla cultura produttiva di una regione bellissima, una delle tante grandi eccellenze del nostro paese. Il ministro è stato accolto dal vicepresidente e assessore alle attività produttive Mirko Carloni, a capo della delegazione della regione. Un'apertura importante per la Regione Marche, che ho il piacere di rappresentare. Ho portato il saluto del presidente Acquaroli, dell'amministrazione, ma stasera abbiamo davvero avuto, grazie all'evento di Marco Spinosi, della sua azienda, dove ha potuto presentare un prodotto che ha vinto peraltro un premio significativo a Garfood la settimana scorsa. Abbiamo presentato al ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli quello che è il nostro prodotto d'eccellenza per l'apertura della settimana delle Marche. Tanti appuntamenti, due in particolare: la firma del memorandum con la Camera di Commercio di Dubai, che ci fa riaprire un rapporto antico con la Camera, con questo teatro, e la presentazione del distretto biologico delle Marche, che è un'idea che è nata a molti agricoltori che intorno al biologico hanno voluto creare un distretto, e questo è il primo che si realizza in Italia, e non c'era sicuramente modo migliore di presentarlo se non qui a Dubai, nella settimana dedicata alle Marche, dentro il padiglione Italia. Quindi questa iniziativa apre ufficialmente la settimana delle Marche, e credo che sarà una grande opportunità di brand identity col nuovo marchio Marche Land of Excellence, per promuovere questa nostra straordinaria terra e ciò che di eccellente riusciamo a produrre.
E a questo scopo, ha precisato Carloni, ha indirizzato anche l'impegno nel rilancio delle relazioni storiche che erano state interrotte. Ma per poter crescere su questi mercati, ha aggiunto l'assessore, è di vitale importanza la capacità di innovare, esattamente come ha fatto Spinosi, che tiene insieme la tradizione della pasta all'uovo e l'innovazione della ricerca. Ringrazio la Regione, in particolar modo l'assessore Carloni, per l'opportunità che sta dando a noi imprese di presentarci all'estero sotto un unico brand, Marche Land of Excellence, che ci permette tutti insieme di affrontare i mercati esteri. Gli alunni dell'Istituto Agrario Cecchi insieme all'Università Politecnica delle Marche hanno partecipato ad un incontro formativo sui diversi tipi di potatura degli olivi e sulle nuove tecnologie in agricoltura. L'iniziativa, che si è svolta a Cartoceto, rientra nel progetto Olive Jet. Tutti i particolari nel servizio che ha realizzato Filippo Pucci. Si sono immersi nelle splendide colline di Cartoceto gli studenti di quinta superiore dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro e più esattamente all'interno degli uliveti presenti in grande quantità su tutta l'area che circonda il paese. Lo scorso venerdì i ragazzi hanno potuto conoscere le peculiarità di questa pianta e vedere direttamente su campo le varie tecniche per la cura degli olivi, tra cui anche la potatura secondo le tecniche di oggi. L'iniziativa si colloca all'interno delle attività del progetto finanziato dalla Regione Marche Olive Jet, valorizzazione delle risorse genetiche dell'olivo e introduzione di nuove tecniche a basso impatto ambientale nell'areale della DOP Cartoceto. Andiamo a sperimentare, a far vedere anche ai ragazzi dell'Istituto Cecchi, quindi a diffondere la conoscenza di quelle che sono le nuove tecniche agronomiche per poter portare la tradizione dell'olio DOP Cartoceto nel XXI secolo, quindi con tecnologie all'avanguardia per quanto riguarda la potatura e per quanto riguarda la crescita degli olivi, senza dimenticare il paesaggio chiaramente. Questa collaborazione da questo progetto regionale del PSR Marche è stata fondamentale, perché il consorzio e i consorziati sono cresciuti molto anche nella conoscenza del proprio territorio e l'università ci ha dato tanti strumenti e ci sta dando tanti strumenti per sperimentare, per trovare nuove strade che siano adatte al nostro territorio, che comunque il territorio marcheggiano è molto particolare, per poter far crescere e aumentare la produzione degli olivi. Tra questi strumenti, l'ausilio di droni e l'utilizzo di laser scanner per monitorare la situazione e i vari parametri sugli oliveti. I ragazzi, soddisfatti del progetto, hanno così potuto capire su campo tutti gli aspetti legati al buon rendimento di un'azienda agricola e quale visione avere per ottenere produttività da ogni pianta. Alla giornata, presente il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche. Quando io parlo di potatura, parlo di sistema. In questo sistema ho una organizzazione dell'impianto che mi permette di entrare con il terreno inerbito. Poi mi permette di lavorare su funzioni di regolazione della pianta piuttosto che sulla geometria della pianta. Noi abbiamo bisogno di una funzione di cima che ci organizza a cono la branca per poter avere la parte produttiva nella porzione più comoda, quella in basso. D'altra parte, questo lo possiamo fare oggi con l'ausilio anche delle tecnologie, per cui nel progetto abbiamo anche la possibilità di vedere questa pianta con il drone e quindi analizzarla con camere fotografiche, oppure vederla da terra con il LIDAR, con uno strumento laser che ci permette di descrivere questa pianta, portarla a casa, analizzarla al computer e vedere gli equilibri fra spazi, lo spazio pieno e lo spazio vuoto, sapendo che dobbiamo equilibrare questo per avere una buona penetrazione della luce, cosa che facciamo con la potatura tradizionale, ma che oggi possiamo fare con questa introduzione di tecnica che ci permette di descrivere la pianta e capire se è troppo piena, quanto dobbiamo asportare per poter avere poi una distribuzione ottimale della luce con il minimo di operazioni manuali. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco le previsioni del tempo e poi trasmetteremo un approfondimento che è stato condotto da Maria Elena Del Bianco e dedicato alla settimana grassa del Carnevale di Fano. Buona serata e arrivederci a domani.